L'associazione Teramana Robin Hood, a seguito di alcune segnalazioni fatte da cittadini, ha presentato richiesta ufficiale all'ARTA per far analizzare la schiuma che in questi giorni si è riversata sulla riva della spiaggia del Borsacchio nel comune di Roseto degli Abruzzi. Può essere un fenomeno che c'è in genere a marzo-aprile, cioè in primavera, dove quando alcune alghe trovano delle condizioni particolari si forma questa schiuma. Siamo lontani dalla primavera, può anche darsi che un fenomeno si sia creato a prescindere, perché sono degli organismi unicellulari che magari hanno trovato le condizioni particolari e sono riprodotte. Soltanto che questa cosa va certificata, cioè nel senso che la ASL, l'ARTA dovrebbero prendere i campioni di questa schiuma e verificare se si tratta di questo o se si tratta di qualcos'altro, oppure se sono dei detergenti o altre cose. Oltre a questo, come già segnalato dall'associazione un anno fa, l'erosione continua a portare alla luce uno strato contenente oggetti di discarico, presumibilmente medicinali. Un'area limitata all'intera dell'area del Borsacchio, che noi stiamo monitorando da 3 anni, che puntualmente ogni mareggiata, quando la mareggiata erode la spiaggia, c'è questa fascia che contiene bottigliette di farmaci che erano in uso molti, molti anni fa e che puntualmente vengono riportate fuori. Abbiamo fatto la segnalazione già quasi un anno fa a determinati organismi. Questi organismi, diciamo in modo particolare la Capitaneria di Porto, con noi ha fatto il sopralluogo e ha prelevato queste bottigliette che c'erano, certificando che appunto c'era questa presenza. Ora, siccome è limitata diciamo, come spazio, e man mano che vanno avanti le mareggiate viene fuori questo materiale, noi riteniamo che presumibilmente sia stato diciamo, un versamento di questo materiale in quella zona e che quindi man mano riesce. Nel merito è intervenuto anche Marco Borgatti, presidente delle guide del Borsacchio. Per lui la schiuma non sarebbe anomala. Sono alghe in riproduzione, spiega Borgatti, a causa dell'alta temperatura dell'acqua. Mentre sullo strato contenente alcuni oggetti che si trova nel tratto della riserva nord nei pressi di Colonia Spiaggia, neanche Borgatti esclude che lì ci sia stata nel passato una discarica.